Buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo dei 7 punti che ci permettono di rimanere sempre giovani e di evitare appunto il deterioramento cognitivo. Quali sono i 7 punti secondo Neurology per ridurre il rischio di demenza? I 7 fattori positivi, i 7 fattori di prognosi positivi. Questi sono stati pubblicati adesso proprio su Neurology, che è la rivista americana dell'Associazione Americana dello Studio di Neurologia sui disturbi e deterioramento cognitivo. Bene, l'Academy, l'American Academy of Neurology proprio pubblica su Neurology, quindi vi racconto un po' i risultati. Allora, innanzitutto essere attivi. La seconda cosa è moderare la quantità di cibo che assumiamo tutti i giorni e perdere peso. Terzo punto, perdere peso. Il quarto, non fumare, quindi l'astensione dal fumo. Mantenere una buona pressione arteriosa, il quinto. Controllare bene il colesterolo, buono e cattivo, totale, eccetera, quindi tutto l'assetto lipidico, e controllare bene la glicemia. Questi sono 7 fattori. Il primo, però, ricordiamoci, è la mente attiva. Questi 7 fattori poi si combinano tra di loro, sono fattori ambientali che sono molto importanti per poter mantenere appunto una mente attiva e una mente quindi giovane senza deterioramento cognitivo. Ma questi 7 fattori poi si combinano con i fattori genetici. Pensate che sono stati studiati più di 8.500 soggetti di origine europea e più di 2.500 soggetti di origine africana per oltre 30 anni e sono stati visti anche i fattori genetici. Per esempio, la presenza del fattore genetico della variante APOE2 e 4 per la demenza di Alzheimer, è maggiormente presente nei soggetti di origine africana, per il 40% dei soggetti di origine africana, rispetto invece ai soggetti di origine europea, dove più o meno il 27% delle persone presenta questo gene. Bene, combinando i fattori ambientali che vi ho detto prima, quindi 7 fattori di prevenzione insieme ai fattori genetici, è possibile poi fare un algoritmo dove all'aumentare positivamente di un punto di prevenzione di quei 7 fattori che vi ho detto prima, si riduce del 9% la probabilità di rischio di demenza, considerando anche appunto in questo algoritmo i fattori genetici. Quindi, noi di razza europea, ma anche se avessimo amici di razza africana, ricordiamoci che possiamo controllare i nostri fattori genetici grazie ai 7 fattori ambientali, che abbiamo detto essere le 7 abitudini fondamentali in mente attiva. Inoltre, controllare molto bene la nostra alimentazione, quindi mangiare meglio e meno, controllare il nostro peso, quindi perdere peso, soprattutto massa grassa, toglierci l'abitudine del fumo, mantenere una buona pressione arteriosa, un buon assetto lipidico e infine, appunto, una buona glicemia. Con questo vi saluto, vi abbraccio e buona mente giovane per essere sempre noi padroni della nostra vita. Ciao, alla prossima, ciao!